Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: ennesima rivoluzione dietro il bancone di Striscia, la notizia in vista della prossima stagione televisiva, cosa sta succedendo? Il prossimo mese di settembre prenderà il via una nuova edizione di Striscia la notizia. Il noto format è ormai un cavallo di battaglia della rete televisiva Mediaset che ogni anno prova a regalare un colpo di scena al suo pubblico. Grandi cambiamenti sembrerebbero essere in arrivo anche in vista della nuova stagione televisiva e non solo per quanto riguarda i conduttori che per primi saranno Luca Argentero ed Alessandro Siani. Delle novità sembrerebbero essere in arrivo anche per il ruolo di Veline. Lo scorso anno hanno fatto il loro ingresso nello studio del noto TG satirico due nuove veline, la bionda Talisa Ravagnani e la mora Giulia Pellagatti. Una prima edizione per loro non semplice in quanto più volte alle prese con lunghi periodi di quarantena a causa di alcuni contatti con soggetti positivi al Covid-19. Spesso gli autori si sono quindi visti costretti a sostituirle con le precedenti veline ovvero Shaila e Micaela. In vista del prossimo mese di settembre potrebbero decidere di sostituire ancora ma in modo definitivo. Secondo una clamorosa indiscrezione di Novella 2000, il futuro delle due adesso sembrerebbe essere più incerto che mai. Una brutta notizia per le due ballerine diventate famose per aver scelto di prendere parte a due edizioni diverse di Amici di Maria De Filippi. In queste ore, a sostegno della tesi di una loro imminente esclusione, è arrivata una nuova clamorosa segnalazione attraverso il noto portale di Isa e Kia. Secondo quanto segnalato, la Ravagnani avrebbe messo in vendita il suo appartamento di Milano. Attraverso una serie di stories pubblicate attraverso il suo profilo Instagram ha segnalato, appartamento disponibile da settembre. Per chi cercasse su Milano. Da settembre disponibilità in zona Corso Buenos Aires. Per ulteriori informazioni, scrivetemi in privato. La ballerina sembrerebbe quindi essere pronta a cambiare casa e questo ha dato il via ad alcune clamorose ipotesi. Non è chiaro infatti se la ballerina è intenzionata a cambiare solo casa o città. Una situazione che resta al momento poco chiara anche perché da parte delle due dirette interessate non è arrivata alcuna comunicazione in merito. Anche gli autori dello stesso format non hanno annunciato l'addio o la conferma delle due veline. Per saperne di più bisognerà quindi attendere la messa in onda della prima puntata in programma il prossimo 27 settembre. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.